Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui con The Witcher 3 Wild Hunt e oggi andremo a fare le ultime missioni secondarie che ci rimangono in questa zona per appunto completare l'esplorazione della zona di Velen. Lasceremo diversa roba da esplorare perché dovremo tornarci più avanti, ragazzi, come vedete dobbiamo esplorare un sacco di luoghi e magari vedremo di farne giusto qualcheduno. Più che altro volevo raggiungere questo campo qua giù in fondo e vedremo di farlo in questo episodio. Ma prima di tutto volevo consegnare la missione a Dolores, la missione della casata Reardon. Dolores che si dovrebbe trovare dentro questa casa qui. Anziano, paesano, paesana, paesano, dov'è Dolores? Oh, quanti siete qui? 65 e non c'è Dolores. Siamo sicuri che si trovi in questa casa. Era qui fuori quando siamo arrivati, ma però. La caduta di casa Reardon, torna da Dolores. Ah no, è fuori, forse sarà tipo dentro alla locanda, ok. Andiamo da Dolores. Ai ai ai, Dolores. Guarda qui. You've returned. What's become of my home? It's safe now. Got some hard news too, though. Found your brother's corpse bricked up in a wall. And this. So, Roderick, my husband, he killed him. Gods. Sorry. The truth can be cruel, but one can't turn back time. And perchance, did you find my chest with my treasures? Yeah, pretty generous as rewards go. You've earned every last bit. Time I was on my way. God's guide you. Ok ragazzi, come avete visto non ci ha chiesto niente dei suoi averi. Secondo me, se non avessimo trovato la lettera della insomma della sorte, che parlava della sorte di suo fratello, ci avrebbe richiesto quei soldi, secondo me. O comunque ci magari potevamo rendergliene noi di nostra volontà. Comunque, contratti da Witcher, andiamo a fare l'essere delle paludi, che è una missione proprio del nostro livello. Dovremo andare, se non sbaglio, al villaggio dentro la palude con Oste. Questo ci avevamo parlato? Vabbè, lasciamo perdere, tanto avremo tempo di andare a controllare tutte le varie carte che ci mancano. Allora, andiamo alla zona del villaggio degli orfani di palude del Gobbo. Ok, cosa troveremo da queste parti? Perché se vi ricordate, qui l'ultima volta che ci siamo stati è quando abbiamo affrontato il demonio evocato dalle megere del bosco, dalle signore del bosco, dalle signore non proprio attraenti, aggiungerei, del bosco. Chiamiamo Rutilia e vediamo di attraversare questa palude a tutta randa. Saltiamo questo coso e andiamo a evitare anche di fermarci se dovessero uscire dei Drowner. Appunto, questa palude è bella piena di drowner e di streghe d'acqua. Dunque, questa qui è più o meno la zona dove abbiamo trovato il cadavere del padre dello sciamano. Fermiamoci e vediamo un po'. And that from afar and past dusk. Thought it were a man at first. Then it turned, and I saw eyes burning like coals and a jaw full of fangs, one next to the other. Humanoid, nocturnal. First attack. Remember when it happened? A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeared. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there, master, it's the best sort. Black as pitch and oily. Good for fuel and... Fascinating, but staying with the topic at hand. Assume you put up the notice in Downwarren. Aye, twere me. Good to know someone reads them. Paid a scribe a dozen eggs to write it up. I can help, for a fee. Course! Why, even an ox don't pull a plow for free. Afraid I'll need more than an ox needs.
How much are you willing to pay exactly? Oh, Master, you value your services dear. But so be it. I'll agree to that. All right, time I got to work. Where'll I find this monster? Start south of here. But beware, bad poxy air hangs o'er the marsh. Stings your eyes, claws at your throat. Claws so hard you could choke. Ok, quindi aria mitifica nella nebbia. Attenzione ragazzi, questo qui potrebbe essere una cosa abbastanza rognosa. Dunque, vediamo cosa ci viene detto in queste serie paludi. Scopri cosa sta uccidendo le persone nella nebbia. Ok, non ci è stato praticamente, come abbiamo anche sentito, detto chiaramente. Sappiamo solo che è un essere notturno. Un essere notturno umanoide con degli artigli. Con delle zanne e occhi di brace. Questa è la descrizione che ci è stata data dal dal torbiere, come si chiameranno, a quel tizio là. Ok, allora andiamo a vedere che qui abbiamo dei Drowner, naturalmente i nostri amici Drowner, però sono a livello 6 ragazzi, ma continuano a fare un male della madonna. Perché i Drowner sono così forti in questo gioco? Non è possibile. Che palle. Ok ragazzi, rieccoci qua, ci stiamo dirigendo di nuovo nella zona dove siamo stati sconfitti dai simpaticissimi Drowner. Siamo nei dintorni e prepariamoci a mettere anche magari igni, così almeno vedremo di affrontarli abbastanza velocemente questi stronzi. Eccoli qui. Cercatevi subito intanto un... Muori! Guardate, guardate, circoli di schiaffi, come al solito questi maledetti pesci del cazzo. Morti affogati di merda. Oh. Mezza vita. Per tre Drowner in croce. Allora, l'orecchio di mostro, tirando almeno il loot, ce lo prendiamo, ce lo meritiamo. E vediamo cosa troviamo. Allora, abbiamo dei... Kira gave me. Il manufatto che mi ha dato Kira? Cosa vorrebbe... Ah, ok, quei sassi erano un'illusione, ragazzi. Tracce coperte con la magia, ok. Esaminiamo il corpo. Different claw marks. Guess a few individuals feed here. Allora, queste tracce qui, ragazzi, immagino di doverle seguire, allora. Attenzione, vediamo qualcos'altro. Sono sempre queste tracce. Dannazione, ma sono le stesse tracce. Questo è un essere che fa dei balzi esagerati, ragazzi. No ordinary fog, this. The odor. Metallic almost. Sì, qui infatti c'è il gas velenoso. Dobbiamo stare attenti. E dobbiamo anche stare attenti a dove andare a seguire queste tracce, perché non è proprio scontato. Da dove sta guardando lui? In quella direzione, no? Ah, forse è lì, sì. No, di qua. Ok, e poi lì. Bene, e qui c'è qualcosa? No, sempre una traccia, mi sembrava un oggetto. Attenzione ragazzi, perché siamo a una capanna. Potrebbe essere un mannaro o un vampiro addirittura. Perché è un essere notturno umanoide. Sì ragazzi, è un vampiro, sicuramente. Andiamo a vedere proprio nel glossario. Ora state per vedere che figura di merda faccio, ma vampiri mi ricorda molto questa descrizione. Mi sembra strano un vampiro superiore. Allora, un echimo direi di no, però un vampiro superiore... No. No, mi sembra difficile però. Insomma, questo non lo scambi per un umano da dietro. Speriamo in bene. Io direi di fare un bel quick save qui, perché se siamo riusciti a morire contro i Drowner, insomma, stiamo attenti contro queste altre cose più grosse. Allora, qui abbiamo un uomo morto. Didn't even have time to pull out his weapon. Monster must have been concealed. Surprised him. Guess I'm dealing with an old foglet hiding behind an illusion. Un foglet, ok.
Quindi si nasconde dietro un'illusione, ragazzi. Dobbiamo capire quale di queste è un'illusione. Ma per adesso gli svuotiamo casa questi qui. Perché perle di orso bianco. Dove cazzo sono andati a prendere la perle di orso bianco? Dentro a una palude. Lo sanno solo loro, ma a noi non ci interessa e ce la prendiamo per noi. Allora, c'è un'illusione da queste parti. E dobbiamo capire dove si trova. Teniamo i nostri sensi concentrati. E vediamo. Vediamo qualcosa laggiù, ragazzi. Attenzione. Eccola lì, eccola lì. Seguiamo. Ecco questa parete. Perfetto. Sì, ma avremo bisogno di ossigeno, dannazione. Ce la facciamo a respirare? Ok. Riprendi fiato, Geralt, perché se no ti avveleni. Allora, andiamo a usare la torcia. Boia. Ok, wow, bella questa caverna con tutte le lucine al soffitto. Bella, bella, bella. Ok, dobbiamo esplorare da questa parte. Ok ragazzi, allora abbiamo un foglet e i foglet sappiamo che sono dei mostri abbastanza rognosi da affrontare perché si nascondono e sono insidiosi e riescono a colpirci. Eccoti qui, stronzo. Quanto cazzo è forte! Due colpi ci ha seccato! Porca troia! Ok ragazzi, rieccoci qua, vediamo di dare un'occhiata prima alla caverna, prima di gettarci dentro a quella zona. Vediamo se un foglet normale, livello 4 oltretutto, molto basso. Che cosa ci dovremmo guadagnare a sconfiggerlo? Ok. Figlio di mostro, mutagene di foglet, sangue e cervello. Questo è un nilfgaardiano. Qui c'è un'uscita. Ok. Forse questa appunto entrata si sì, ci dice, ma non è che ci serva adesso. E adesso però sappiamo che dobbiamo affrontare, vabbè, lo sapevamo anche prima, però non sapevamo dove sarebbe iniziato lo scontro. Andiamo a vedere il foglet che dovrebbe essere creature maledette, no, necrofagi. Foglet, segno quen, polvere lunare. Unguento antinecrofagi. Ok, quindi intanto io direi di mettere segno Quen. Polvere lunare è già qui pronta. L'avevamo usata contro Jenny dei boschi. La useremo anche contro questo. Abbiamo una sola rondine, quindi io direi di fare una bella meditazione di un'oretta. Spirito nanico, abbiamo usato quello per ripristinare gli oggetti. Per quanto riguarda l'unguento, andiamo nell'inventario e mettiamolo. Unguento antinecrofagi nella nostra spada d'argento. Sì, quindi mettiamo questo. Io direi, quindi siamo pronti adesso, facciamo un bel salvataggio in questo momento e ci prepariamo ad affrontare questo foglet. Quindi io direi di rimettere la polvere luna, anzi facciamo una cosa, mettiamo un attimo la balestra, spariamo un dardo, così almeno ci leviamo la torcia. Tiriamo fuori la nostra spada e andiamo a affrontare. No, l'arma d'acciaio, che okay, in realtà, vabbè, ho sbagliato io. Saltiamo il video e vediamo di. Ehi, vediamo di affrontare questo robo appena. Ok. Teniamoci il segno Quen attivato, ragazzi, perché non vogliamo sorprese. La polvere lunare l'abbiamo già selezionata, quindi
Eccolo qui. Vieni amico, ti vediamo. Sei più vicino. Dobbiamo cercare di... Oh, eccolo qui. Tonfa. Aia. Segno Quen assolutamente, ragazzi. Non è un cazzo facile. Fa malissimo. Ok. Vai, Geralt. Guardate là quanto male ci ha fatto. Ci ha pure spaccato l'armatura, oltretutto. Rondine. Quen. Fermi tutti. Andiamo a vedere se possiamo riparare al volo l'armatura. 15. 40 su... Ah, ok, non possiamo usare gli unguenti, ma possiamo riparare le nostre armature in combattimento, a quanto pare. Ok, via. Quindi, ragazzi, dobbiamo colpire, fuggire, colpire, fuggire. Eccolo là. Sì, vabbè. Foglet di nebbia, levatevi dal cazzo, per favore, che non ce n'è bisogno. Merda. Pure la spada, ma... Cinghiale lordo. Non ci metto il suo oggetto, che è meglio. E di riparazione armi per maestri, la nostra spada d'argento. Vediamo se ce la facciamo, eh. Ia, ti vedo, furbissimo. Non avevamo usato la rondine, tra l'altro. Allora, abbiamo finito le bombe di pelle. No, io non voglio questo foglet. Voglio il foglet boss lì, eccolo lì, quello voglio. Vediamo se riusciamo a colpirlo. Via, ok. Quen, levati di lì, Geralt. Ok. Ah, ah, ah. Va bene, va bene, va bene. Il fatto è che con i foglet di nebbia si perde anche il bersaglio. Ok. Madonna, com'è andata bene. Oddio. Ah, questa abbiamo presa nel muso anche noi. Non è difficilissimo, devo dire, però, perché comunque riusciamo a tenerlo a bada e a tenerlo a distanza, più che altro. E ci dà il tempo di ricaricare il nostro Quen. Dove cazzo sei? Bene, bene, via, via. Via di lì, Quen. Ok. Allora, eccoti qua. Dai, che ha poca vita, ragazzi, eh. Merda, ma pure... Pure quelle ci levano il Quen. Ma queste sono finte. Perché ci levano il Quen quando il Quen... Guardate, ci fanno danno queste stronzi qui. Via, dai cazzo. Oh, allora... Quen attivo, andiamo da Ignis Fatuus qui. Dove cazzo sei? Fermi tutti, attiviamo Igni. Eccolo. Etta! Mamma mia. Ok, non è stato facile. Non è stato nemmeno troppo difficile, ma non è stato nemmeno troppo facile. Cervello di mostro, mutagene di Foglet, carabella. Vediamo il trofeo di Foglet. Ok, nell'inventario troviamo Carabella, che è un'arma di livello 9. Un'arma d'acciaio, nemmeno troppo, vabbè. Andiamo a vedere un attimino per quanto riguarda il nostro nuovo trofeo, cosa ci dà. 5% di oro aggiuntivo. Andiamo a prenderci... la testa di Vright Notturna, più bella da attaccare alla rotiglia.
Ok ragazzi, quindi abbiamo completato questa missione, andiamo a vedere se c'è qualcosa nella nebbia, se ci siamo persi qualche oggettino. Parrebbe di no. Parrebbe di non trovare niente da queste parti. Questo non è il luogo dove sono arrivato io, vero? Forse sì, qui abbiamo un baule però. Legname, impasto alchelico, frammenti lunari, pelle d'orso e corone. Niente di eccezionale, ma tutto fa. E qui abbiamo un altro baule. Sì, ok, qualche oggetto lo troviamo. Allora, stivali a cavallerizzo, spada di Dorian, dardo esplosivo, dardo tracciante, laccio, corone, fiorini. Ancora non abbiamo messo spada d'argento dell'orso superiore. Bene, ragazzi, bene. Quindi questa lì dovrebbe addirittura far partire un'altra missione della caccia. Allora, qui abbiamo fiori di Bidens, Longrube e fiorini. Ok, Rutilia, dai, siamo fuori ora. Chiamiamo Rutilia che si trova... Ah, ok, certo, lì dentro non lo potevo fare, ma era lì che mi aspettava lei. Montiamo a cavallo e andiamo a riscuotere la nostra ricompensa dal tizio laggiù. Vai, dai, Rutilia. Io ti dico... perché ti devi piantare davanti agli alberi? Oh, marimma. Questo è uno dei difetti più grandi del cavallo, ragazzi, eh. Si pianta quando c'è le cose strette. Allora, parliamo con... Oh, no, vabbè, prendiamo, ma parla con lui. Any tidings? Monster's dead. Fog's dispersed. Ah, village folk will be content. Give them cause to celebrate. Well, you've earned your reward. Take it and fare you well. Hang on a minute. This is less than we agreed. Master Witcher, that beast, it kept me from gathering peat. And I'd still my family to feed. But a few crowns left now, and I've yet to buy new tools. Show some mercy. I'll pay ye. I will pay ye twice the fee, but in a week's time, once I've made up some of me losses. Fine, so be it. But you remember that I'll remember. You won't get out of paying this. Thank ye, Witcher. Thank ye kindly, my lord. Militally bless ye. May ye be fruitful and... Get to work. You've only got a week. Minchia com'è minaccioso che era. Potevamo anche accordargli un po' di meno senza stare a fare tutte queste storie, vabbè. Comunque, ragazzi, andiamo a raggiungere questo luogo qui. Quindi, torna tra una settimana per riscuotere ricompensa con gli interessi. È proprio una missione in corso, quindi dobbiamo aspettare una settimana. Vabbè, vedremo di andare a Novigrad nel frattempo, oppure girellare per la zona. Dobbiamo ancora fare, devo ancora fare, l'episodio delle carte del Gwent. E qui ci sono delle embriache guerriere, che non c'entrano assolutamente niente con questa cosa qui. Comunque sono di livello... 11, vabbè, queste potevamo anche affrontarle, ma preferisco levarne di torno. Pieno di endriaghi da queste parti. Oh, che è? Ok, vediamo di... Elementare della terra di livello 20, che l'avevamo già incontrato e l'avevamo già evitato accuratamente. Sì, evitiamo, evitiamo. Meno che tipo non lo riusciamo a tirare lontano. E poi gli freghiamo il tesoro al volo? Non so se è una buona idea, ma preferirei levarmi di turno. Ciao, elementare della terra. Sentite come si è incazzato. Ok, ragazzi, stiamo viaggiando nella foresta in direzione de... Ah, qui siamo dove abbiamo preso il cavallo del... Sì, non me ne frega niente. Il cavallo... No, indicatore crocevia, ok. Abbiamo preso il cavallo per il fantasma sotto l'albero di Dawnwarren. Smonta da cavallo Geralt, che qui ci sono delle strane gole. Sangue. Ah, ok ragazzi, qui abbiamo il contratto pattuglia scomparsa, che a quanto pare... Non mi ricordo se l'avevamo già, a dire la verità. Contratti a Witcher. Pattuglia scomparsa, livello 7, no, non ce l'avevamo, non ce l'avevamo. Ok, quindi usa essenza da Witcher per ispezionare la zona. In pratica abbiamo scoperto casualmente questa zona, però non sappiamo se qualcuno pagherà.
Quindi io direi prima di tutto. Sì, qualcosa qua dentro. Una tana di ghoul, ok. Che prima di tutto di andare a vedere. C'è ancora questo profumo. Profumo, insomma, non immagino sia proprio un profumo. Questo, eccolo qua. No uniform, no boots. Clearly not an elf guardian soldier. Someone from the village nearby. Qualcuno del villaggio vicino. No uniform, okay. No boots. Clearly not an elf guardian soldier. Someone from the village nearby. Questo invece era proprio, si vede bene, un soldato del guardiano. Spada d'argento e il grifone migliorate oltretutto, ragazzi. Buono, continuiamo a trovare questi schemi. Qui abbiamo un modo di avanzare. Ora siamo entrati qui a esplorare senza alcun tipo di informazione, perché sentivamo semplicemente un odore. Magari siamo andati alla parte sbagliata di questo odore. Sembra strano perché questo odore. Finisce qui, ok. Allora ragazzi, andiamo a vedere nella mappa dove siamo. Siamo qui. E dobbiamo andare qua giù noi. Io voglio andare qui. C'è la bacheca con le missioni. Quindi andiamo lontano da Rutilia e chiamiamola. Vieni Rutilia. Vieni qua giù, dai. Ah, ok, sei scesa. Non si sa come hai fatto, ma sei scesa. E andiamo lungo questa strada. Allora, qui ci rimanda indietro ovviamente perché dobbiamo ispezionare la zona. Attenzione, qui abbiamo delle tracce. Va bene ragazzi, intanto esploriamo, poi vediamo. Ok. Bodies strangely contorted. This one was poisoned. Avvelenato. Ok, questo ce l'aveva già detto. Seguiamo queste tracce. Che dove vanno queste? No, poi rientrano, mi sa. Ok. Seguono questo sentiero e vanno. Che cazzo state andando? Qui? No. No, questo non è niente se non le solite. Qui. Viverna. Viverna livello qualcosa? No, va bene, il tuo territorio non dovevo seguire queste tracce, hai ragione. Dove sei, Rutilia? Vieni. Potrebbe essere... No, però non c'entra niente, perché quelle impronte che vedevamo... Sì, basta. Non lo ridire, ti tiro una testata, Geralt. Questo tanfo. Quale tanfo? Poi, oh, Geralt, perché decidi di... Queste sono le impronte. Ah, ok, arrivavano da qui, quindi... Andiamo qua. Allora. Cerchiamo di capirci qualcosa, anche se non sappiamo minimamente niente. Ok, sono i partiti di fretta. Allora, andiamo a vedere se intanto... Polvere, diamante e smeraldo. Cazzo c'hanno i nefcardiani, oh. Dunque, andiamo a vedere di qua. Sembra che piova, grazie. Geralt, sei Bernacca, ti dobbiamo chiamare. Vecchia pelle di capra, ok. Dunque, quel baule. Brigantina salmiana. Va bene, ora Rutilia, andiamo. È colpa tua che ci fermiamo continuamente. Dunque, ci conviene andare a nord e passare di là, quindi. C'è una specie di ponte, un guado, un qualcosa del genere, lungo la strada. Quindi seguiamo la strada, perché altrimenti rimarremo chiusi dall'acqua su questo lato.
Lupi, lupi, lupi. Ovunque. Immagino di dover andare di qua. Perfetto, un guado. Oltrepassiamo quindi il fiume e ci ritroviamo, immagino, una zona controllata dai Nilfgaardiani. Noi siamo arrivati in questa zona da sud, però ci siamo effettivamente ritrovati direttamente all'albero dell'impiccato. Briganti, ragazzi, umanoidi, cattiveria, morire tutti quanti insieme fra 3, 2, 1, igni. Dai, e mori. Oh, sei un livello 7, devi morire, basta. E oddio. Ora, questo... Ah no, pensavo gli mandassi via la testa. Però, l'avete visto, ragazzi? Oh mio Dio, come l'abbiamo ammazzato. Cioè, guardate lì come l'abbiamo tagliato. Bello, bello, bello. Da che parte ti saccheggio? Pane e mazza, vabbè. Niente eccezionale. Qui abbiamo un pozzo, però. Ci possiamo scendere, no? Mi sa che non ci abbiamo niente di entusiasmante qui, eh. Andiamo a vedere la mappa del mondo, dove dobbiamo andare per raggiungere il coso. Quindi dobbiamo andare a destra al prossimo bivio e poi proseguire sempre dritto, sperando di non trovare troppe distrazioni lungo il cammino, perché non vogliamo appunto perdere troppo tempo, ma vogliamo invece raggiungere quello che penso essere almeno il campo Nilfgaardiano, sentiero di Kimbold. Gente impalata, immagino di sì, ragazzi, immagino che questo sia proprio la zona del campo Nilfgaardiano, la zona che effettivamente è sotto il controllo dell'impero. E raggiungiamo il colle dove si intravede una palizzata. Casa del ristoro. Barbari. Sì, sì, ragazzi, questo è il campo Nilfgaardiano. Ma siamo arrivati? Ah no, siamo alla casa del ristoro. Ma no, vedremo di esplorarlo, ragazzi. Questa zona mi entusiasma. Mamma mia, quanti cazzo sono. Beh, vabbè, è il campo del... sì, campo principale dell'esercito Nilfgaardiano. Lasciamo l'Utilia qui e andiamo a oltrepassare il confine. Hey, you, halt! Geralt of Rivia, correct? You were in White Orchard recently, near Vizima. Mm-hmm. Charming village, if you don't mind rotting corpses. There'd have been one more if not for you. Lena, she survived, thanks to your potion. Nice to see a Nilfgaardian soldier so concerned about the fate of some simple Nordling. Kind of surprising, too. That night, when the Griffin attacked her, she was on her way to meet me in the woods near the garrison. Mm-hmm. Love knows no bounds. Not so. Her parents told her that if they saw her with a Nilfgaardian, they would shave her head, cut out her tongue, banish her from their home. Listen, Lena, she has not fully recovered. I took her with me when I was transferred, thought she might get better. But no, she says nothing, recognizes no one, sleeps most of the day. I warned Tamira. Witcher potions have powerful, usually permanent side effects. Can't do anything to help now. Maybe a mage could. I don't know whether to thank you or curse you for not letting her die with dignity. Trust me, the choice I had to make was harder. Ok, ragazzi, e qui appunto avete visto che la ragazza era nella casa dell'erborista. Ha avuto, cioè, ha degli effetti collaterali per la pozione che gli abbiamo dato. Dunque, qua sopra abbiamo una missione che... dov'è? Quello? Nilfgaardiana, ok. I have
from far away, I... to seek my son. He served in the Nazeri cavalry. I must find him. I simply must. I'm not one of your soldiers. This is good. Our army refused to help. Yet help is what I need. So much so, I will ask a rock troll if required. Interesting train of thought, ma'am. Why'd you decide to look for your son now? He wrote letters. To me, to his fiancée, regularly. They would come in the post each week. And suddenly, they stopped. This was unlike him. Something had happened, I knew. Don't mean to dash your hopes, but not all soldiers come home from war. I know what war is. My husband fell at Brenna. But I had his body brought home to Nilfgaard, buried there. I will do the same for my son. If I must. I require someone's help to find Herodoberth, or his body. Coin is no object. What's your son look like? Unlike others, easily distinguished. In all Nilfgaard's army, I do not think there was another with his mane. The color of fire. A red-haired Nilfgaardian? His father hailed from Magturga. Folk have light complexions there. My son inherited this trait, and others, from his father. May I count on your help? Do my best to help you. You will not regret it. There is nothing I would not do for Herodoberth. Remember this. I'll ask around, see if I can learn something. My servant strove to do the same. He drank with the soldiery in the mess, but met no one from my son's company. It is as if it has ceased to exist. You must speak to the quartermaster. He is dismissive of me, but he will be more candid with you. I can feel it. A mother feels these things. Guess we'll see. Ok ragazzuoli, allora, quindi dobbiamo cercare legami di sangue, anche questo tizio, andiamo a vedere la mappa del mondo. Io voglio raggiungere, però questo qui non è il campo. Il campo vero e proprio si trova laggiù. Io voglio andare laggiù a leggere sulla bacheca cosa c'è e poi interrompere l'episodio. Comunque, andiamo a camminare da quella parte. Oltrepassare questo pezzo. Campo principale dell'esercito Nilfgaardiano. Ok, il viaggio rapido l'abbiamo sbloccato, quindi potremo tornare qui velocemente le prossime volte. Oh, sorry. Sorry, non arrabbiatevi, eh. Ok. E siamo, penso, molto vicini. Bacheca degli annunci. Dove si trova? Eccola lì. Andiamo a vedere che missioni abbiamo disponibili qua. Assolutamente nemmeno una. Scusate, non è possibile. Prendiamo tutto. Non c'è niente. Ok. Perché allora ci diceva che c'era una missione? Forse la pattuglia scomparsa? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ragazzi. Comunque, appunto, adesso siamo sicuri che non ci stiamo facendo sfuggire niente. Io direi, già che c'è un bel Nilfgaardiano commerciante, quartermastro, salve, quartermastro. Who are you? Why do you sniff around here? Looking for work. Wait, wait. Two swords, eyes like slits. You are a witcher, is that so? Geralt of Rivia. I have not heard the name. But you will find work here, this I know. Ran into a woman, Nilfgaardian, who's looking for her son. I knew this one was stubborn. I did not know she would hire a witcher. Let's say a mother's tears moved me. What if all Nilfgaard's mothers came to find their sons? Can you imagine? Only met one and promised to help her. I'm to reveal our troop movements to some Nordling. Now focus. And tell me everything you know. Yes, I will. Red-haired whelp, Nazeri cavalry. A short time ago, he and several of his company sought to desert. I ordered them pursued. We caught some in the swamp, not far from here. Others managed to flee. The men you caught, what happened to them? We hanged them. Wartime rules. But I cannot say the red-haired boy was among them. Hmm.
You're an Nilfgaardian officer. Expected you to be more conscientious. If I had reported that any had fled, I would have had to pursue them. I've neither the time nor the resources, so I wrote that all are dead. Unlikely any survived long in the swamp. See if I can't find them. Ok ragazzi, non so per quale motivo mi è andata via la musica. Però, vabbè. Comunque abbiamo informazioni, grazie al nostro Axie, appunto, siamo riusciti a ottenere informazioni senza spendere soldi. Andiamo a vedere cosa vende, perché voglio vedere se ha, per caso, assolutamente un cazzo. Cioè, kit riparazione di armatura, quinta essenza e pantalone del cercatore e una spada forza. Cioè, non ha niente, vabbè. No, volevo vedere se mi dava delle carte, ma vedremo poi. Ok ragazzuoli, allora abbiamo aggiunto questo personaggio al nostro glossario e ci fermiamo qui per adesso. Siamo nel campo Nilfgaardiano, circondati da tende, da uomini, da armi, da tutto quanto quel ben di Dio che fa parte proprio dell'esercito di Nilfgaard. Riprenderemo da qui, andremo a cercare la pattuglia scomparsa, ispezioneremo per bene la zona, cercheremo di capire magari se c'è qualche informazione qui nel campo, non lo so. E appunto cercheremo di andare anche a uccidere la bestia, che penso sia la viverna, a dire la verità, perché aveva quella barra della vita come i mostri boss, diciamo. Quindi penso proprio che sarà la viverna che dovremo uccidere. Speriamo non sia troppo complicata. Va bene ragazzuoli, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.